Le scalinate che portano alle spiagge di Posillipo sono piene di giovani oggi, un'oasi di pace nel cuore della città. Eppure la violenza è arrivata anche qui. Il video dell'aggressione è finito sui social. Voi l'avete visto? Sì, sì, su Facebook. Su Facebook che circolava. E c'era stato quel video lì, poi c'era stato un accoltellamento a Mare Chiaro. Posillipo, come Mare Chiaro, c'è chi va al mare con il coltello. Le ultime vittime sono due adolescenti, l'aggressore ha 15 anni. La preoccupazione è quella che può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro. Le due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli domenica notte sono solo l'ultimo tassello di un drammatico puzzle. Risse, pestaggi, agguati tra la folla, dal centro alla provincia. A Castellammare l'ultimo episodio risale a 3 giorni fa. Una ragazza intorno alle 22.30 si era fermata per bere una bibita con il fidanzato. È stata ferita da un uomo che ha sparato con una pistola. E a Castella, ragazza, c'è... ci saremmo potuti trovare anche noi, ed è un rischio che si corre. La consapevolezza di poter diventare vittime innocenti di raid criminali. Ogni fine settimana il bollettino conta decine di feriti, spesso sono minorenni. L'allarme della prefettura, Napoli è ormai un caso. Convocati magistrati e forze dell'ordine. È un'escalation di episodi di questo tipo. Ecco perché ho ritenuto di convocare con urgenza un comitato per l'ordine e sicurezza pubblica.